Il Roseto di Avellino celebra i suoi 50 anni di attività. Ieri con un convegno si è celebrata la cerimonia con un confronto tra esperti. All'iniziativa, che si inserisce nelle celebrazioni per il 50esimo anniversario della fondazione dell'Opera Sociale Roseto, hanno partecipato i medici Francesco Finelli, Franco Di Grezia, Antonio D'Avanzo, Sabatino Cella, Anna Maria Romano e l'ex direttore generale del Moscati Giuseppe Rosato. L'aumento degli anziani è aumentata anche la cronicità, la fragilità, la multipatologia, quindi la disabilità, e tutti questi problemi devono essere affrontati anche dalle istituzioni. Facciamo gli auguri al Roseto, facciamo gli auguri a chi lo dirige, al presidente, al direttore sanitario, agli operatori che naturalmente curano questi anziani con empatia. Il Roseto si sta adattando a dare una risposta sia sociale sia medica a questo problema, che sta diventando un problema enorme a livello del nostro sistema sanitario nazionale. Ascoltare un paziente, ascoltare la malattia del paziente non è una terapia, ma è certamente dare dignità ad una voce. Il convegno, moderato dal direttore di 8 Channel TV 696 Pierluigi Melillo, è stato patrocinato dall'Ordine dei Medici di Avellino, dall'Associazione Medici Pensionati dell'azienda ospedaliera Moscati e dall'Associazione Medici Cattolici.